Gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro si sono confrontati sul tema della tutela ambientale e sulle opportunità di valorizzazione del patrimonio naturalistico attraverso l'arte. A guidarli nell'approfondimento due ospiti d'eccezione per l'Accademia, il comandante del raggruppamento Biodiversità dei Carabinieri di Catanzaro, colonnello Nicola Cucci, e il botanico Carmine Lupia. Beh, ci sono assolutamente un filo comune che lega queste due attività. L'attività di tutela dell'ambiente è importante perché è concreta e positiva solo se è attuata in senso preventivo, e quindi bisogna creare uno spirito sensibile, un pensiero sostenibile. È quello che, insomma, nel bello, nella cultura del bello, nella costituzione del bello, si trova un filo comune appunto con la nostra attività. Quindi l'incontro di oggi è stato molto positivo ed è uscito in maniera naturale, perché si tratta di argomenti che trovano le basi sia nell'attività istituzionale dell'Arma dei Carabinieri nella tutela dell'ambiente che nell'attività dell'Accademia. È importante per un'Accademia perché si può recuperare quello che è il valore artistico, culturale della biodiversità, quindi gli alberi nell'architettura, nella tradizione gastronomica, artistica, e in tutto quello che può essere la valorizzazione prettamente culturale del mondo delle piante. C'è una sensibilità maggiore perché si vuole comprendere quello che è stato il passato, anche per quanto concerne l'utilizzo delle specie vegetali, di quello che è l'architettura, di quello che è la storia dell'arte, e sappiamo che solo attraverso il passato si può pensare a un futuro. L'incontro, ospitato nella sede dell'Accademia, rientra nel progetto Un albero per il futuro, promosso dal raggruppamento Biodiversità dei Carabinieri, a cui l'Istituto ha aderito nell'ambito del progetto Seelings, che prevede un'iniziativa dedicata alla creazione di un camminamento di verde urbano nel centro storico di Catanzaro, accompagnato da installazioni artistiche e sonore. Finalmente attuando delle politiche ambientaliste, affinché i nostri interventi possano diventare sempre più rapportabili a una sensibilità che l'uomo deve iniziare a costruire. Ecco perché oggi abbiamo avuto i convenuti, che credo, ritengo, siano i massimi esperti del settore. Quindi immaginare che questa terra detenga ancora un equilibrio per quanto riguarda l'ambiente, è un riferimento affinché le nuove generazioni, vivendo questa sensibilizzazione, possano portare avanti le politiche quelle più opportune.